Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il nuovo video. Allora, vediamo insieme come fare. Io ho deciso di utilizzare il caffè, cucchiaino, due cucchiaini. Ovviamente a seconda della zona fate più o meno dosi. Poi andiamo a prendere dell'argilla. Io utilizzo questa qui perché ho una maschera all'argilla e mi scoccia. Mi scoccia sprecare prodotto. Fare l'argilla, cioè comprare un pacchetto di argilla normale in modo tale da adattarla a tutte le ricette. Allora aggiungiamo anche qua un pochino di argilla per amalgamare bene il tutto. Aggiungo anche un goccino di acqua e andiamo a fare questa cremina, che ovviamente deve amalgamarsi bene, quindi sciogliere. Ed ora siete pronte per andare a fare il massaggio nella zona con la pelle flaccida. Vi faccio un esempio: massaggi circolari come questo. Ovviamente il caffè ha anche un effetto scrubbante, che è utile e importantissimo per il rinnovo cellulare. Quando abbiamo la pelle flaccida è perché ci manca anche questo, quindi vado a massaggiare bene. Mi chiedete sempre per quanto, almeno per 10 minuti, un quarto d'ora. So che è magari un attimo, come dire, sembra un tempo lungo, però se non facciamo il massaggio è difficile poi che la pelle veramente riceva il trattamento. Quindi massaggiate con cura e poi andate a risciacquare. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto. Metti un like se il video ti è piaciuto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!